Ma intanto è evidente la tensione nel centrodestra che la fuga in avanti di Polidori ha determinato un fastidio nei confronti degli altri alleati che si sono sentiti scavalcati, immagino soprattutto Fratelli d'Italia che cavalca queste tematiche. La seconda considerazione è che sembra un tentativo di compensare, diciamo così, verso una destra radicale la notizia del trasferimento del Narodni Dom alla comunità slovena Ecco. come riconoscimento evidentemente storico dovuto. La terza considerazione, siamo di fronte all'ennesimo tentativo di sostituirsi agli storici nella valutazione delle tragedie che hanno caratterizzato l'Europa e le nostre terre nel Novecento, nel lungo Novecento. Il mestiere della politica sarebbe occuparsi di futuro, quando non ci si occupa di futuro si cerca evidentemente di raccattare un po' di consenso lucrando sul passato. Ho fatto apporre una targa a ricordo del 12 giugno diciamo così, nel Colle di San Giusto. Allora io spiego quel gesto che è molto diverso. Quel gesto nasce dal doveroso intendimento di riconoscere che per molti cittadini la liberazione del 30 aprile e del 1 maggio si trasformò in un'occupazione in quei 40 giorni perché c'era un progetto evidentemente politico di annessione di Trieste alla Jugoslavia. E ho ritenuto che anche il 12 giugno fosse una tappa di un percorso che tra l'altro quello dell'Italia libera e democratica, della Trieste